Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Vibrifish Vax. A cosa serve? Vibrifish Vax ha un medicinale veterinario a base del principio attivo vaccino Vibrio Anguillarum inattivato, appartenente alla categoria degli vaccini e nello specifico vaccini batterici inattivati, inclusi Mycoplasma, Toxoide e Clamidia. È commercializzato in Italia dall'azienda Fatro Industria Farmaceutica Veterinaria S.p.A. Vibrifish Vax può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fatro Industria Farmaceutica Veterinaria S.p.A. Concessionario: Fatro Industria Farmaceutica Veterinaria S.p.A. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: vaccino Vibrio Anguillarum inattivato. Gruppo terapeutico: vaccini. Forma farmaceutica: flaconi iniettabili. Confezioni: Vibrifish Vax West Oinirt. 1 flacone 1000 ml in polipropilene. Principio attivo: 1 ml di vaccino contiene antigene Listonella anguillarum. Per ottenere una PRS, percentuale relativa di sopravvivenza 7,70. Antigene Vibrio ordalii, per ottenere una PRS, percentuale relativa di sopravvivenza 7,70. Indicazioni: prevenzione della vibriosi di trota e salmonidi in genere, spigola o branzino e orata. Posologia: vaccinazione per immersione. Diluire il vaccino in acqua, in rapporto 1:10. 1 litro di soluzione COSA diluita permette la vaccinazione di 7,5-10 kg di pesce. Vaccinazione per inoculo endoperitoneale. 1 dose uguale 0,1 ml di vaccino non diluito, da somministrare nella regione delle pinne pelviche. Il peso ottimale dei soggetti da vaccinare per immersione è da 1 a 8 g. Per iniezione è preferibile vaccinare soggetti di peso superiore ai 50 g. Se ha richiesta una copertura immunitaria di durata superiore a 10-12 mesi, rivaccinare ogni 10-12 mesi con le modalità sopra descritte. Tempi di sospensione: 0 giorni. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.